penso che siamo partiti bene, insomma. Ora bisogna cercare di continuare su questa strada, però all'inizio è stato positivo. Ecco, veniamo alla partita di Vercelli, perché dopo due partite casalinghe ci voleva anche la controprova fuori casa, no? In un campo non facile, perché il sintetico si sa sempre che insomma avvantaggia sicuramente più i padroni di casa che non gli avversari, però avete saputo aspettare, diciamo, quando è stato il momento opportuno per colpire gli avversari. Sì, chiaramente non era facile, ma sai, in Serie B penso un po' tutte le partite sono complicate, soprattutto a seconda se non riesci magari a far gol subito. Quindi diciamo che siamo rimasti sempre in partita e bisognava vincere, insomma siamo contenti di esserci riusciti e ora pensiamo già alla partita di sabato. Ecco, cos'è cambiato nello spogliatoio? Tu sei arrivato insomma dopo una sconfitta in realtà, perché lo Spezia aveva perso una gara fuori casa che ovviamente era importante come tutte, però c'era il mercato in corso, insomma poi lo spogliatoio magari poteva avere anche dei problemi. Ora insomma queste tre vittorie, cosa hanno cambiato all'interno dello spogliatoio? La consapevolezza magari della potenzialità della squadra? Io cosa hanno cambiato non lo so, perché sono arrivato, però io penso che a volte ci sta, insomma a volte le cose girano male o è una giornata ci sta anche chiaramente di far male, di perdere le partite, e penso che abbiamo imboccato la strada giusta e ora sta a noi percorrere insomma fino in fondo. Io volevo chiederti invece, ti senti un po' diciamo l'uomo nuovo di questa squadra, quello che ha impresso la svolta? No, io penso che questa squadra fosse già una squadra forte già prima. Io cerco semplicemente di poter aiutare i miei compagni, l'allenatore, la squadra e tutti insieme insomma di raggiungere l'obiettivo prefissato. Quale può essere adesso, alla luce anche di queste tre vittorie, il nuovo scenario che secondo te si può profilare per la squadra? Ma secondo me vincere più partite possibili. E vincendo, se si vincessero tutte sarebbe perfetto, no? Quindi penso pensare partita dopo partita e cercare di vincerle il più possibile. Come hai ritrovato il calcio italiano dopo la parentesi? Sinceramente è stato un impatto positivo, bello, quindi sono contento insomma di questo nuovo inizio. Per quanto ti riguarda, cioè, hai avuto un momento in carriera in cui magari pensavi di andare molto più in alto, cioè la Serie A, anche in nazionale. Poi dopo cosa è successo? Poi dopo cosa è successo? È che sicuramente ci sono stati dei problemi, sono stati fatti magari degli errori, ma quello ormai è andato. Quindi bisogna pensare al presente, quindi a ora. Sì, infatti è quello il mio discorso. Credi ancora di poter arrivare a quei livelli? Sì. Sarebbe perfetto. Hai segnato, non segni molto, tu guardando anche il passato, al massimo ho visto 4 gol, poi sono sempre 1-2. Pensi che con questa Serie B, con questo tipo di squadra, come gioca lo Spezia, potresti invece farne tanti di gol? Perché arrivi spesso lì. Ci provo, io spero di imparare, di migliorare anche questo aspetto. Sicuramente da quando sono arrivato sia il mister che la squadra mi hanno aiutato subito e quindi
quindi insomma mi agevolano quando si va a giocare il sabato. E adesso invece ti chiedo questo, perché il mister ha sottolineato anche il tipo di preparazione. Cioè, vi allenate diversamente, vi allenavate diversamente in Inghilterra. Cosa c'è di diverso? Qua, dall'Inghilterra a qua? Sì. Cosa c'è di diverso? Diciamo, è un po' proprio come si vive il calcio, è completamente diverso da come si vive in Italia. L'allenamento, la preparazione alla partita è completamente diverso, gli allenamenti sono molto più brevi, c'è molto meno pressione, insomma, via. C'è meno intensità, per fare più cura. Sì, un'oretta e un quarto massimo. Tutto allenamento non fa? No, giovedì libero, quindi c'è sempre 2 giorni liberi a settimana in Inghilterra. Praticamente. Il presidente della Pro Vercelli ha fatto una conferenza stampa un po' sopra le righe e insomma tu sei stato uno di questi protagonisti. Ti aspettavi, dopo 5 anni d'Inghilterra in cui i cascatori proprio non li possono sopportare, di venire etichettato da cascatore a Vercelli? Poi insomma, questa è una cosa notevole che poteva capitare. A me non me ne frega nulla, sinceramente. Te la dovevo fare questa domanda, perché insomma. No, un'altra cosa un po' più personale, insomma, da Pisano qualche battuta te l'hanno fatta in famiglia, qualche amico magari tifoso per la tua scelta, no, di venire, guarda, a Spezia, o sono stati rispettosi della professionalità? Io, a parte che le mie decisioni sempre, diciamo, prima passano dalla mia famiglia, no? Quindi è sempre stata una decisione, insomma. Poi no, i miei amici sinceramente no, se ti devo dire la verità, no. Tifano per te e basta. Bravo. Ecco, però una differenza magari rispetto al calcio inglese un po' c'è, nel senso che adesso quando ti fanno un fallo quasi sempre la munizione, mentre invece magari in Inghilterra certe cose ce ne vanno parecchie prima di rimanere, le lasciano più correre, insomma, altrimenti le partite finirebbero in 6 o 7 che 5, sì, che è vero. Quindi diciamo che da questo punto di vista gli arbitri sono un pochino più severi con insomma, che anche la gestione arbitrale. Ma no, ma penso che, diciamo, la cosa strana è là, che è completamente diverso, che quando ti picchiano non li ammoniscono, che è completamente diverso, penso, da qualsiasi altro posto dove si gioca a pallone. Quindi dicevi anche le differenze, c'è un'attenzione tattica in Italia chiaramente anche molto più, molto diversa, diciamo. Certo. Andate ad affrontare le partite conoscendo tutto degli avversari, la reputi una cosa positiva, diciamo negativa, a seconda insomma, di che tipo di giocatori magari si è? Ma io non... È difficile dire se è positivo, qual è meglio o qual è peggio, sono semplicemente proprio due modi diversi di vivere e di andare a giocare la partita, quindi diventa difficile, no, dire qual è meglio o peggio, no, non te lo saprei dire. La leggerezza diversa nel prendere il calcio anche magari. Sì, quello sì, quello dall'altra parte è più gioco, dai. Allora, si discute sulla tua posizione preferita, no? Cioè trequartista o ala, però in realtà mi sembra che da quella posizione lì tu possa poi praticamente fare quello che vuoi, nel senso che puoi andare a cercarti il pallone sull'ala, puoi andare centrale, puoi partire dal centrocampo. Dove vuole il mister? Va bene. Anche in porta non lo dire, perché molti dicono gioco dove vuole il mister, anche in porta. Ma in porta non mi riesci. In porta niente. Ecco, chi ti ha impressionato di più dei tuoi compagni, diciamo, finora, che magari ti aspettavi, non ti aspettavi che avesse queste qualità, non so, di qualche tuo compagno? No, ma io ora seguivo un po' quando ero in Inghilterra, io ho sempre saputo, insomma, che lo Spezia era una bella squadra e che era una squadra che aveva qualità e che quindi
cioè, era una squadra forte insomma nel campionato di Serie B, quindi me l'aspettavo come l'ho trovato. E sabato arriva il Trapani, che non deve far ingannare la posizione di classifica, perché in realtà in questo girone di ritorno è partito meglio, diciamo, e sta anche il recupero che ha fatto nell'ultima gara da 2-0 a 2-2 dimostra che è una squadra che non sta mollando. Sì, ma te l'ho detto prima, cioè penso che in Serie B un po' tutte le partite sono difficili, quindi quando inizia la partita non si sa mai, non è mai niente, insomma, non c'è nulla di scontato, quindi bisognerà cercare di fare la partita e di cercare di vincere, insomma. Ultima domanda te la volevo fare sul terreno del Picco, che è un terreno misto sintetico e erba naturale, come l'hai trovato? A me mi garba. Ti garba? Sì, mi garba. Perfetto. Grazie Diego. Ciao.